Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Vi lascio gli ingredienti scritti della torta Camilla che ho preparato venerdì pomeriggio ed è venuta buonissima. Ora vi mostro anche il procedimento che è semplicissimo. Facciamo montare prima le uova assieme allo zucchero. Aggiungiamo poi i componenti liquidi, quindi 100 g di olio e 150 g di succo d'arance, che lo otterrete più o meno con due arance belle grandi. Mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia e poi aggiungiamo anche le carote che abbiamo precedentemente tritato e idem per la farina di mandorle, ragazze. Se non ce l'avete, utilizzate delle mandorle e andate a tritarle. Io ho fatto così e le ho fatte tritare belle fini fini e quindi vi va benissimo uguale. Aggiungiamo anche la farina di mandorla o le mandorle tritate finemente e poi la farina e il lievito setacciati. Io le aggiungo un po' alla volta e mescolo man mano. Mi raccomando, setacciatele così non c'è rischio che vi vengano i grumi. A 180 gradi, forno statico per circa 60 minuti. Fate sempre la prova a stecchetto. Per esempio, io dopo 50 minuti, sì, più o meno, l'ho controllata ed era già cotta, quindi ogni forno è a sé. Fate la prova a stecchetto. Eccola qui, pronta, buonissima. Io gli ho aggiunto anche lo zucchero a velo, voi potete anche non aggiungerlo se non vi piace. Ragazze, era troppo, troppo buona. 2 giorni dopo, allora, vi ho fatto vedere la ricetta della torta Camilla, torta di carote, buonissima, talmente buona che ne ho mangiato un po' troppo e ieri sono stata malissima. Malissimo, voi sapete i miei problemini di colite spastica, quindi non posso assolutamente esagerare a mangiare queste cose. Ho esagerato e sono stata di un male. Tutto il sabato pomeriggio l'ho passato tra bagno e letto, terribile. Però la torta era buonissima e è piaciuta tantissimo a mia mamma, è piaciuta tantissimo a mio marito, anche a Marek. Amore, di la verità, com'era la tortina? Buonissima. A te non tanto? Non tanto? Amore, era un gusto strano ma buono, una torta di carote. Comunque, ragazze, noi oggi per noi appunto è domenica e stiamo andando a fare la spesa e anche dal Leroy Merlin, che non so pronunciarlo, mi scrivete sempre come lo pronuncio, comunque quello. Perché allora stiamo andando a vedere lo specchio per il bagno, perché come sapete ci è arrivato il bagno e vogliamo andare a vedere uno specchio. Abbiamo preso anche le misure, insomma. Vediamo, speriamo di trovare quello che ci piace e poi andiamo a fare la spesa, dopodiché ce ne torniamo a casa. Adesso noi andiamo a vedere se troviamo lo specchio. Dopo L'Oréal Marlène. Leroy Marlène, Leroy, Leroux, quello. Sì, mamma ci metti poco a fare la Sì, spesa. amore, non ci metto tanto. Marek oggi freme perché ieri ha giocato tutto il giorno, dalla mattina fino alle 6 di sera, che c'era un vento terribile, ha fatto 2 giorni di vento assurdo. Ha giocato tutto il giorno con Matteo, il nipotino della mia vicina, quella che abita sotto,
e hanno giocato fuori. Sapete che noi abbiamo il cortile privato e c'erano tutti i bimbi che giocavano giù, si è divertito un sacco. C'era anche mia mamma a casa, mio marito, ieri mio papà, e io ho passato, amore verde, ho passato la mia giornata al gabinetto, loro invece sono stati fuori tutti allegramente tutto il giorno. Vabbè. E oggi vuole rigiocare con lui perché è ancora con la nonna oggi Matteo, è vero, poi domani torna a casa dalla sua mamma. Comunque, niente, andiamo. Abbiamo trovato lo specchio, finalmente, sono contentissima. Che faccio fai? Faccio del contento dello specchio. Comunque, abbiamo speso relativamente poco perché ci eravamo prefissati comunque di non superare i 50 euro per lo specchio. Ma lo sapete già, l'avevo già detto, anche perché in questo periodo stiamo spendendo tanti soldini, quindi abbiamo preferito prendere uno specchio classico. Ce n'erano di bellissimi, ragazze, veramente belli. C'era uno specchio che mi piaceva tantissimo, veniva a 198 euro, però era proprio bello. Aveva la luce incorporata e era touch, cioè tu toccavi, si accendeva la luce, potevi aumentare l'intensità, potevi fare luce bianca, luce gialla, luce naturale, bellissimo, però no. E niente, il nostro specchio l'abbiamo pagato 35 euro, l'abbiamo preso in offerta perché veniva 44,90, una roba del genere. Bello, mi piace, semplice, con la cornice bianca, l'abbiamo preso un 60x80. Se bisogna solo vedere se mio marito è capace a metterlo, se no chiameremo papà e ce lo metterà lui. In più qua vedete un pezzettino in meno, manca una birba qua, il mio monello è andato a pranzo fuori con i nonni che erano nei dintorni, sono andati a mangiare a Settimo Cielo, noi eravamo da Leroy Merlin vicino all'Auchan e mia mamma mi ha detto dai venite anche voi, però noi ragazzi abbiamo davvero tante cose da fare oggi, tra cui fare la spesa perché sono rimasta a casa con zero, dovevo andare ieri ma non sono stata bene e allora andiamo oggi. Mi ha detto dai allora mi vengo a prendere Mare che lo porto, così è andato con i nonni a mangiarsi qualcosa e poi ragazzi io essendo stata male preferisco non andare a mangiare fuori. Mio papà è andato da Rosso Pomodoro con Marek e mia mamma perché gli piace un sacco come fanno la pizza lì, effettivamente la fanno proprio buona, inoltre lì c'è l'area bimbi e a Marek piace tantissimo andare lì, allora mi hanno detto dai daccelo noi, così stai anche un po' tranquilla con tuo marito e quindi oggi facciamo i fidanzatini. Cioè più felicità, amore, meno falso, mamma mia. E niente, oggi facciamo i fidanzatini, ci andiamo a fare la spesa, ce la mettiamo a posto e boh, poi appunto io mi mangio qualcosa di leggero perché se mi mangio la pizza faccio un'altra giornata al gabinetto. Ci vediamo dopo. Eccoci di ritorno a casa, qui c'è tutta la spesa. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso, dopo vi mostro anche le cose che ho preso da Leroy Merlin. E guardate che bella gonnellina, oggi mi sono messa la gonnellina con le calze, però questa volta le ho messe fini perché fa caldo, e poi ho messo le scarpe da ginnastica, non ho messo stivali, roba varia, perché non ho proprio voglia, però è proprio carina, questa gonna mi piace un sacco. Niente, vi faccio vedere cosa ho preso. Partiamo con le fragole, ho preso una cassa intera di fragole, purtroppo non ho trovato quelle che piacciono tanto a noi, che vengono da Matera, però non importa, ho preso queste qua anche perché erano le uniche che c'erano, 5,50 euro, speriamo siano dolci e buone. Poi di mostro. Allora ragazze, abbiamo formaggio, patatine, ho preso queste qua della Pizzoli, patasnella, adesso le metto subito in freezer, costano 2,49 euro, perché le patatine, quella al sacchetto piccolo, classico, non lo mettono più Lidl, mettono solo quello grande da 4,79 euro che ho preso io 2 settimane fa, è vero che durano di più, però vabbè, ho preso queste che comunque sono buone, vengono benissimo in friggitrice ad aria, le metto in freezer. Abbiamo 10 uova medie, e come può mancare la carte giuridica, con la qua ho preso 12 rotoli, 12, mettiamo a posto per un po', detergente intimo, questo viene 1,29 euro della Sien, pasta italiano, ho preso le penne, anche questa è aumentata un sacco, costa 1,09 euro, e poi prima costava 79 centesimi, sì, una roba del genere, vabbè.
Poi ho preso le mozzarelle, queste qua, della Granarolo. E adesso faccio una cosa, rimetto le cose sul tavolo e ve le faccio vedere sul tavolo, altrimenti questo video diventa troppo lungo. Abbiamo sempre dell'Italiamo i fusilli e altre penne. Poi ho preso gli spaghetti, si sono buonissimi, rimane molto al dente questa pasta, ci piace, anche se io sono sempre per la Vuiello e la Rummo, però non avevo voglia di andare a Carrefour e a Lidl non la trovo. Poi provoletta affumicata, in realtà mi pare di averne prese due, ora non ricordo, macinato misto di bovino e suino. Poi ho preso come merendine queste qua, i tegolini e i cornetti vuoti, questi ragazze, scaldati in friggitrice ad aria, 195 gradi, 3 minuti, super. Comunque, poi ho preso il prosciutto, questo qua, prosciutto cotto, alta qualità nostrano, scusatemi, che costa un pochino, mi pare 2,79 euro il pacco, però è veramente il più buono che hanno. E sembra tagliato fresco fresco. Poi petto di pollo, questo qui un pochino più spesso, a fettine. Poi ho preso un latte senza lattosio, salute amore, un latte senza lattosio parzialmente scremato, non è per me, sapete io non lo bevo proprio il latte, bevo solo latte vegetale, però per Marek, mio marito, ogni tanto quando lo vogliono, e anche mio marito lo preferisce senza lattosio. Poi un rotolone grande di carta assorbente per pulire, olio sempre Italiamo, anche questo è molto buono. Costa 6,99 euro, 750 ml, quindi non è neanche economico, cioè è abbastanza caro, però è buono. Poi ho preso della linea biologica le zucchine, due confezioni di salsa Mutti, la passata. Poi abbiamo la tortina, questa qua, Firenze, è buonissima ragazzi, sia questa che quella bianca, proprio buona buona buona, morbida. Poi ho preso due confezioni di pane della Mulino Bianco, una Coca-Cola Freeway, questa qua, e aperitivo, questo l'Aperol. E poi ragazze, ho preso l'uovo di Fedez, pagato 5,99 euro. So che ci sono tanti pareri discordanti sulla famiglia Ferragnez, però io Fedez lo seguo dai tempi non sospetti, da prima che stesse con Chiara Ferragni, ascoltavo le sue canzoni, mi è sempre piaciuto questo ragazzo, e diciamo che adesso lo trovo ancora meglio quando è diventato papà. Comunque mi piace, poi il ricavato va in beneficenza, quindi benvenga. E basta, allora dopo vi dico dove c'è scritto da qualche parte. Comunque vabbè, sosteniamo Tog. Vabbè, dopo ve lo leggo ragazze, perché non so dove c'è scritto, lui l'ha spiegato nelle storie. Comunque dopo ve lo leggo o ve lo spiego, e se faccio vedere il resto della spesa. Abbiamo poi il caffè per la macchinetta, questa qui, la pazza a modo mio, e ho preso questo in offerta, 2,69 euro, sensazioni, e ce ne sono tre tipi, sia decaffeinato che l'altra versione che è quello più intenso, però questo qui era in offerta a 2,69 euro, quindi abbiamo preso questo, l'altro veniva 3,29 euro. Poi ragazzi, ho preso questi ovetti carini, adesso si avvicina Pasqua, poi decoriamo anche casa insieme, non vedo l'ora, non farò niente di esagerato per Pasqua, però qualche decorazione qua e là voglio metterla. Poi bicchieri questi qua di plastica, mandorle pelate, dovrebbero essere 100 grammi, giusto? No, 70, brava! Sì, 70, vabbè, ero convinta fossero 100, non importa. Poi fettine di formaggio fuso senza lattosio, diciamo le sottilette senza lattosio. Poi ho preso pomodorini, questi qua pacchino, buonissimi, e questi qua ancora più buoni, sono buonissimi entrambi. E quando fate la pasta col pomodorino, questa qui viene proprio buona, buona, buona. Poi ho preso würstel di pollo e tacchino, galbanino, simil galbanino, formaggio pasta filata. Poi abbiamo la farina 00, delle farfalle della Combino, questa marca non mi fa impazzire, però in casi estremi la prendiamo. Poi i popcorn, quelli che si fanno a microonde per Marek, latte di mandorla, questo qui senza zuccheri, io questo lo pago 1,49 euro o 1,59 euro, comunque siamo lì, e mentre quello lì dell'Alpro è arrivato praticamente a 3 euro, cosa che c'è, insostenibile, è buonissimo lo stesso, quindi prendo questo. Poi le banane, queste qua della linea bio, i crackers salati in superficie per Marek, visto che l'abbiamo quasi terminato, ho preso, ce la faccio a riprendere, scusatemi che guardo il prodotto, non guardo la videocamera, stavo dicendo, gli ho preso il suo shampoo della Garnier ultra dolce, e ci stiamo trovando veramente molto bene, l'albicocca è profumatissimo, e poi appunto ragazze, non gli bruciano gli occhi tutte le volte che gli lavo i capelli, perché Marek ha il terrore dell'acqua in faccia. Poi Fontal, eccola qui,
abbiamo preso anche il prosciutto crudo, questo qua della San Daniele, e mio marito vuole farsi il panino oggi con la porchetta arrosto. Siamo da soli, quindi andiamo di panino. Io farò l'hamburger di pollo invece con le verdurine che mi sono fatta già ieri. Poi abbiamo hamburger di suino, ne abbiamo presi due. Nutella, questa qui, simil Nutella, ciocognusa, era in offerta 1,99 €. Poi mozzarellina, questa qui di bufala campana, altra provoletta affumicata tagliata a fette, le uova, e siccome devo fare delle cosine, mi servono più uova, non ne ho prese 10, me ne ho prese in totale 16, queste qua da 6. Poi il pane per hamburger, perché il sabato, l'ho già preso adesso perché poi non so se vado di nuovo sabato prossimo o domenica a fare la spesa, la sera o ci facciamo la pizza, ragazzi, o ci facciamo il panino con l'hamburger, lo faccio io a casa, simile al McDonald's, però ovviamente non è come il McDonald's, ma è molto simile e viene proprio buono buono, quindi ho preso già i panini. Poi gallette di riso, queste qua col cioccolato fondente, e basta, questa è tutta la spesa che abbiamo fatto, e abbiamo preso anche l'acqua, un'acqua naturale e un'acqua frizzante. Prima di mettere a posto la spesa vi volevo spiegare innanzitutto a chi va il sostegno dell'uovo di Pasqua. Adesso TOG, non ricordo cosa voglio dire, mi sembra che voglia dire Together Go, no, vabbè, non ricordo. Comunque il ricavato dell'uovo di Fedez va ai bambini, alla ricerca dei bambini che hanno malattie neurologiche gravi, e quindi mi faceva piacere comunque a prescindere comprarlo, soprattutto per questo motivo. E poi ragazze, a me Fedez, ma vi lascio, quindi l'ho preso. Eccolo qui lo specchio, ragazzi, intanto io mi sono messa pigiama sotto e una maglia per stare in casa sopra. Allora, lo specchio è semplicissimo, è un 60x80 ed ha semplicemente il bordo bianco e basta, proprio semplice, 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 semplice. Bello, mi piace anche come ci sta sul mobile. E abbiamo preso anche un'altra cosa, adesso vi faccio vedere. Ecco qua, ho preso il dispenser per il sapone con il vassoietto sotto e il porta dentifricio barra spazzolino barra tutte e due, e basta, l'ho messo qua così. L'ho preso verde acqua come le piastrelle, così va a richiamare bene. E poi domani ordinerò su Amazon il nuovo portarotoli, vi lascio la foto qua di quello, come ce l'ho nel bagno giù, vi lascio la foto qui, lo trovate poi comunque su Amazon. È comodissimo perché non c'è bisogno di fare neanche i buchi, si può applicare senza buchi. Questo mi sa che ce l'ha i buchi, sì, questo è stato forato la piastrella. Quanto mi dispiace a me bucare le piastrelle, voi non avete idea, un po' di punti. Però vabbè, tanto andranno coperti i buchi. Invece per mettere lo specchio, qui ci sono i segni degli specchi adesivi che avevo messo, adesso mi metterò con un po' di alcol e vado a togliere tutto. Comunque io volevo anche cambiare, ragazze, cioè non è che volevo cambiare, scusatemi, non volevo cambiare le luci, volevo spostare queste luci e le volevo mettere più centrali perché poi erano un pochino decentrate rispetto allo specchio. Adesso vediamo se poi mio marito ha voglia, lo fa. E lo specchio, alla fine io non voglio assolutamente bucare le piastrelle, quindi mio papà mi ha detto che mi metterà, allora servono dei ganci come questi, noi adesso non li abbiamo, poi domani andiamo a comprarli, quindi magari in settimana viene mio papà a metterlo, o mio marito se compro i gancetti, chi dei due voglia. Comunque servono dei gancetti come questi col tassello, e poi mio papà ha detto che, visto che io non voglio bucare le piastrelle, preferisco non farlo, porta delle cordicine in acciaio e lo facciamo scendere con le cordicine, non importa che non rimane brutto, poi tanto ve lo faccio vedere quando vi faccio vedere il bagno finito. Ed inoltre così non abbiamo problemi per la greca, non dobbiamo andare a fare un po' di casotto per la greca, anche se anche lì mio papà mi ha detto, se tu vuoi metterlo sulle piastrelle non c'è problema, mettiamo uno spessore dietro, non c'è bisogno che andiamo a togliere il pezzo di greca che rimane lì così più sporgente. Però non, se si può fare sul muro io preferisco, perché metti che un domani voglio cambiare specchio per qualsiasi ragione, o magari si spacca, non lo so, qualsiasi cosa, ragazze, e i buchi andrebbero da un'altra parte. A me non piace, non mi piacciono le piastrelle stuccate, mi danno fastidio, infatti come mi avevo detto che anche qua c'è lo stucco, non mi piace, qui ci sono dei buchi vecchi, a me non piace, non mi piace proprio. Quindi vediamo se si può fare quel lavoro lì, se non rimane brutto preferisco metterlo sul muro.
Comunque ragazze, sta per arrivare la primavera e mai come quest'anno ho tutta questa voglia di primavera io, perché comunque adesso sento l'esigenza e il bisogno della bella stagione, davvero. Dopo un inverno come questo pesantissimo, ma davvero pesantissimo per noi, strapieno di influenze, sento proprio l'esigenza del sole, della primavera. Diciamo che non voglio superare mai i 25 gradi, perché sopra i 25 gradi io non tollero più, non tollero più, però fino a 25 gradi è piacevole e si sta bene. Oggi anche c'è stata una bellissima giornata di sole con Marek quando è tornato con i nonni, siamo stati tutto il tempo qua fuori in cortile e sono stati anche i miei genitori. Mio marito si è addormentato, buonanotte sognatori, e noi invece ce ne siamo andati giù in cortile, abbiamo giocato con Marek con la macchinina, con la palla, con la bicicletta, abbiamo giocato a correre, ci siamo divertiti, è stato proprio un bel pomeriggio. Poi sapete, noi avendo qui il cortile privato non abbiamo bisogno di uscire, andare chissà dove se non abbiamo voglia. Comunque, tutto questo per dirvi anche che con l'arrivo della primavera io amo anche cambiare i profumi in casa e anche i colori. Prima preferivo i colori un pochino più scuri, no? Tra Natale, sapete, c'è il rosso, il bordeaux, il marroncino dell'autunno. Invece con la primavera adoro reinserire colori più chiari, soprattutto i colori pastello che sono la mia passione, e anche cambiare profumazioni, quindi profumazioni proprio che sanno di primavera. Adesso, se siete interessati ai codici sconti Avamei, vi faccio vedere questa candela che mi è stata inviata da Avamei. E anche un'altra cosa, questo è un best seller, ora ve lo faccio vedere. E così con l'occasione vi mostro anche che ho spostato la lampada, questa qui, che avevo messo lì all'ingresso, l'ho messa qua in camera da letto e mi piace molto come ci sta, visto che avevamo bisogno di una luce un pochino più soffusa per la sera in camera da letto, ho pensato di metterla qui ed è anche meno ingombrante rispetto che nel corridoio, così rimane più libero. E gli ho messo qui questa candela, ragazze, di Avamei, ed è candela Aruba, molto delicato come colore, color pesca, veramente veramente carina. Allora, come fragranza, ragazze, questa è una fragranza dolce, ma allo stesso tempo anche molto fresca e delicata, e sa di vaniglia e magnolia. È una fragranza che dicono appunto essere un best seller da sempre, ed è veramente carina, veramente, veramente anche proprio bella da vedere, ed è anche molto profumata. È un profumo delicato, ma persiste tantissimo, ve lo assicuro. Ma la bella novità è che è disponibile anche in versione profumo per il corpo. Adesso ve la faccio vedere. Eccolo qua, adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere, è proprio un profumo, poi non è neanche troppo grande, quindi se volete anche portarvelo dietro è facilmente trasportabile nella borsetta. Eccolo qua, Aruba, e sa proprio di Aruba, cioè ha lo stesso identico profumo della candela, ce l'avete addosso ed è buonissimo perché appunto vi ho detto è un profumo molto delicato, a me piace tanto e come vedete lo sto utilizzando. Sto utilizzando perché mi piace. Io che non amo tantissimi profumi, più che altro non amo i profumi forti addosso. Non mi piace avere un odore troppo forte. Questo è molto delicato, dolce, mi piace tanto. Adesso lo rimettiamo poi nella cabina armadio perché io metto lì tutti i miei prodotti, tutti i miei profumi, tutte queste cose qua. Comunque, ovviamente, ragazze, per voi ho il solito codice sconto e questa volta è un bel codice sconto molto corposo. Perché avrete diritto col codice sconto Chiaretta Go al 50% di sconto più una candela mini a vostra scelta in omaggio e non c'è minimo di spesa. Il codice è valido per ben 2 settimane dalla pubblicazione di questo video. Quindi, se siete interessati ai prodotti di Avamei, adesso io vi faccio vedere qui come funziona, così vi mostro come fate, perché spesso me lo chiedete, come fate a mettere il codice sconto. Adesso vi faccio vedere. Sul sito di Avamei e adesso vi faccio vedere. Allora, andiamo su cerca e prendiamo la candela Aruba, quella che vi ho mostrato in versione grande da 500 grammi. Eccola qua. Aggiungi al carrello. Perfetto. Io quante ne ho aggiunte? Ne ho messe due. Ok, allora togliamo, aggiungi al carrello e ora andiamo a fare checkout sicuro. Ok, dopodiché qua vedete che c'è scritto buono regalo o codice sconto e ve l'ha già inserito automaticamente, ve lo inserisce automaticamente se andate nel link che vi lascio io qua sotto in info box, che vi ricordo che vi lascio sempre il link sotto in info box. Se andate sul sito con il mio link, col link che vi lascio qua sotto, ve lo dà in automatico. Comunque è questo qui,
Chiaretta Go, e come vedete la candela l'andate a pagare 27,50 euro perché avrete il 50% per sconto. Gratis per te, scegli il tuo regalo e potete scegliere tra queste mini candele in omaggio. Eccole qua. Potete scegliere quella che vi piace di più. Io adesso ne scelgo una, non so a caso, questa qua. Aggiungi. Ecco qua, come vedete il prezzo non cambia. Questa qui da 30 grammi è gratis e in omaggio. E con questo ragazze io vi saluto, vi mando un mega bacione, noi ci vediamo venerdì con un nuovissimo video, nella speranza di riuscire a caricarvi il video del makeover della cameretta, ma se non riesco non me ne vogliate, anche perché sto aspettando ancora un paio di cosine che mi arrivino proprio per terminarla. Vi dico solo che è venuta benissimo, oltre le mie aspettative, sono veramente contenta, finalmente mi sa proprio di cameretta, cioè è proprio una cameretta, finalmente sono proprio contenta. Niente ragazzi, soprattutto Mare che è contento, gli piace tantissimo la sua cameretta, tanto tanto tanto, tutti i giorni, mamma grazie, 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 e quando lui è contento io sono ancora più felice. E poi vi dovrò far vedere il bagno finito, quindi dai, speriamo di riuscire a farvi vedere tutto presto. Vi mando un mega bacione ragazze, ci vediamo venerdì con un nuovissimo video, ciao followings.